una scalinata in pietra che sale verso il cielo, una piramide, un profilo, quello di Dante o di Cecco d'Ascoli, con la fronte, il naso e la bocca, oppure ancora una mano con le 5 dita aperte, come fosse quella di un gigante che viene a strapparti via con tutta la terra. È la particolarità del Monte dell'Ascensione di riuscire a cambiare continuamente forma dal punto dal quale lo si osserva. Aspro, quasi ostile se lo si guarda da Ascoli Piceno, mentre diventa allungato e rigoglioso di boschi guardandolo dall'altro lato, mentre lo si avvicina da mare. La storia del Monte Ascensione, alto 110 metri, è avvolta da misteriose antiche leggende, di episodi affascinanti e di riti magici che affondano la loro origine nei tempi lontani del culto pagano, quando i suoi boschi, impenetrabili, ospitavano le solenni feste primaverili in onore di Venere o di Diana. Conosciuto fin dall'inizio del IV secolo con l'antico nome di Monte Nero, dal termine greco neridas, cioè acqua, quindi monte fornito di acque, venne denominato Monte Polesio dopo il 309 d.C., quando si diffuse la leggenda della Vergine Polisia. Tutto il territorio dell'Ascensio, definito così in ascolano, si caratterizza per la formazione di fenomeni geomorfologici di erosione terrena definiti calanchi, un fenomeno geomorfologico di erosione del terreno che si produce per l'effetto di dilavamento delle acque su terreni prevalentemente argillosi, con scarsa copertura vegetale e quindi poco protetti dai fenomeni di ruscellamento in occasione di eventi meteorici. Il terreno che si forma è molto caratteristico, scalinate di argilla che cominciano a salire fino ad immergersi nella vegetazione arborea per poi ricomparire in cima al monte. E dal Monte dell'Ascensione vi aspettiamo alla prossima puntata di Scopriamo Ascoli.